Un saluto dalla redazione sportiva Calcio e Ciclismo in questa edizione della Notizia Sport. Partiamo subito con il calcio perché dopo la seduta atletica di ieri a cui hanno preso parte anche Brosco e Caprari, entrambi sulla via del recupero, il Pescara prosegue la tabella degli allenamenti in previsione della partita di lunedì sera contro il Brescia. Con i Lombardi ci sarà anche Luca Anania, il portiere si è sottoposto ad un'ecografia che ha scongiurato qualsiasi problema, tant'è che già da oggi si allenerà con il preparatore dei portieri Francesco Mancini insieme agli altri due estremi difensori Ragni e Cattenari. Ieri intanto conferenza stampa di Zeman al Poggio degli Ulivi che ha parlato del momento dei suoi ragazzi, della crescita dei più giovani e del suo futuro a Pescara. A prescindere che io spero che rimaniamo con i piedi per terra, quindi volare no, però cercare di fare buon calcio e ritornare a essere un po' più aggressivi rispetto a questo periodo. Non lo so, non faccio calcoli, ripeto, io penso a fare la partita dopo l'altra e vediamo dove si arriva. Io spero che arrivano meno squalifiche, meno infortuni, ma io per cambiare una squadra devo avere delle motivazioni. Se questa squadra ha fatto le ultime 10 partite 25 punti, penso 23, non ho motivi per cambiarla. Io sono contentissimo, penso che poi compito mio principale è quello di far migliorare i ragazzi e cercare di portarli avanti. E già avere tre ragazzi nell'Under 21, altri nell'Under 20. Poi ci sono sempre Immobile e Romagnoli che vengono dimenticati, penso che si meritano anche qualche cosa loro. E dite la verità, non dite bugie. E non se l'aspettava nessuno, ripeto, Torino in casa ha fatto tanti risultati. Io ripeto, io devo pensare solo a quello che facciamo noi. Se noi vinciamo non ho problemi con nessuno. Poi il discorso è che se perdiamo, augurarsi pure che perdono gli altri non mi sta. No, io penso che Savi viene a giocare, anche se giocano a 5 dietro, però una squadra che ha fatto ottimi risultati, che gioca bene, anche a Padova so che ha giocato molto bene, quindi vengono a giocarsela. Squadra giovane, magari dopo buon inizio, poi dopo la sconfitta con noi si è persa, ha perso tante partite di fila e ora si sta rifacendo. È un discorso che è tranquillo. Io penso che anche loro hanno ambizione di cercare di raggiungere playoff. Visto gli ultimi 10 risultati, hanno anche ragione di cercare di inserirsi nella lotta. Sì? Ma voi sapete sempre più di me. Ma io lo vedo quasi ogni giorno, lo incontro spesso. Ma non ci pensate, ora non ci penso io, penso a fare questo campionato, andiamo avanti. Perché è messo caldo che può poi far saltare gli equilibri. Ripeto, quando poi vedo i giocatori che va uno di là, uno di qua, pensiamo a giocare il nostro campionato, poi si vede chi va dove va. È partita con il botto la vendita dei tagliandi per assistere al prossimo match interno del Pescara contro il Brescia, incontro di cartello della 31esima giornata di Serie B che ricordiamo si giocherà lunedì 19 con inizio alle 20:45. Dopo la prima giornata di vendita, infatti, sono stati più di 5.000 i biglietti staccati nelle abituali rivendite autorizzate. Di questo passo è facile ipotizzare il nuovo record di presenze fatto registrare nella partita interna vinta contro il Sassuolo. Allenamenti nel pomeriggio anche per il Brescia,
che continua a lavorare. Ieri, dopo la seduta tecnica e tattica svolta dinanzi ad una cinquantina di tifosi, mister Calori, nella giornata odierna, proseguirà nella preparazione della trasferta di Pescara. Al centro sportivo San Filippo saranno inoltre valutate le condizioni di Jonatas, botta al ginocchio destro accusata contro il Padova, e Kamal, per lui lieve distrazione muscolare, che ieri hanno svolto solo un lavoro in palestra e non sul campo. Per il resto Calori potrà contare su tutti gli effettivi, ad eccezione di Accardi, Budel e Mandorlini. A Pescara, il Brescia potrà contare anche sull'apporto dei propri sostenitori, che si preparano a seguire in buon numero la propria squadra in Abruzzo. Al momento sono due i pullman già riempiti, con la concreta possibilità di un terzo. Il 7 maggio prossimo a Chieti si assegnerà il premio intitolato alla memoria dell'indimenticato Peppino Prisco, un titolo molto ambito nel mondo del calcio. Per la conquista del premio Prisco concorre anche il tecnico del Pescara, Zdenek Zeman. C'è anche Zdenek Zeman nella rosa dei finalisti, che lunedì 7 maggio a Chieti, presso il Teatro Marucino, concorreranno nelle rispettive categorie per l'assegnazione del premio nazionale Giuseppe Prisco alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. L'allenatore del Pescara se la vedrà con Giuseppe Sannino, che bene sta facendo a Siena dopo l'ottimo torneo disputato l'anno scorso con il Varese, e Vincenzo Montella, tecnico giovane di prospettiva, che con il suo Catania sta andando al di là di ogni aspettativa. Ovviamente ha soddisfatto Zeman sia per lui che per il Pescara. A me, io sono contento quando si parla di me, di Pescara, in senso positivo, e quindi sono contento. È normale che devo ringraziare la società e i giocatori che mi ci fanno concorrere. Il premio intitolato alla memoria del grande Prisco premia anche le categorie dei dirigenti e giornalisti. Nella prima si giocano l'ambito titolo il presidente dell'Udinese Pozzo, quello del Parma Ghirardi ed infine il massimo dirigente dell'Atalanta Percassi. Per il premio Nando Martellini concorrono i giornalisti Marco Civoli della Rai, Marco Nosotti di Sky e Andrea Pancani della Sette. Tra i calciatori è sfida tra l'attaccante della Roma Borini, il mediano del Milan Nocerino e l'esterno del Napoli Maggio. Ai vincitori, che saranno proclamati nelle prossime settimane, andrà una scultura realizzata dal maestro Pietro Cascella. Chiudiamo la pagina del calcio, prendiamo quella del ciclismo, perché ieri si è conclusa la Tirreno Adriatico, la corsa dei due mari. Vincenzo Nibali della Liquigas, con un grande cronometro nell'ultima tappa a San Benedetto del Tronto, è riuscito a sorpassare in extremis i due corridori che lo precedevano in classifica, e cioè l'americano Chris Horner, dal quale accusava 6 secondi, e il ceco Roman Kreuziger, che li rendeva un secondo. Nibali dunque ha conquistato la 47esima edizione della Corsa dei Due Mari, proprio davanti ai due rivali diretti, distanziati alla fine rispettivamente di 14 secondi e 26 secondi. La vittoria di tappa è andata allo specialista svizzero Fabian Cancellara, davanti a un sorprendente Daniele Bennati. Tutto sommato positivo il bilancio dei ciclisti abruzzesi Danilo Di Luca e Fabio Taborre. E questa era anche l'ultima notizia di questa edizione della Notizia Sport. Appuntamento al prossimo spazio con l'informazione dedicata allo sport, sempre firmata dalla TV dell'Adriatico. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.